si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e una buona giornata anche a te, Carlo. Ben ritrovato. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buon sabato. Non è sufficiente per imparare a usare i computer, però c'è chi invece è spedito, no? Dritto alla meta, e una di queste persone è Francesco Ronchi, fondatore di SYX, poi ci dirà lui come lo vogliamo pronunciare, che è un'associazione di quelle che a Torino partecipano a un progetto che si chiama Tutti Connessi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come lo diciamo? SYX, SYX? SYX va benissimo, è un acronimo Share Your Experience. Ok, va bene, allora SYX, che così ci semplifichiamo, però perfetto. Ricordiamo a chi è interessato magari poi a cercarvi che si scrive SYX, non è una I normale, diciamo così. Cos'è questa iniziativa Tutti Connessi? Allora, dunque, un'iniziativa che nasce da osservare una situazione abbastanza drammatica, che è quella degli studenti, che soprattutto delle famiglie, insomma, in situazioni di fragilità o meno fortunate, che in questo periodo non hanno la possibilità di seguire le lezioni online, che ormai sono diventate un po' la norma, no? Anzi, sono obbligatorie, sono impossibilitati perché non hanno un dispositivo, non hanno una connessione, non hanno modo quindi di partecipare alla vita scolastica, di formarsi e di imparare. Sono tantissimi questi ragazzi, noi dell'associazione, insieme poi anche alle altre associazioni, altre persone delle associazioni che hanno partecipato a questo progetto, ci siamo resi conto che anche molto vicino a noi ci sono queste situazioni. E alcuni di questi bambini, di questi ragazzi, sentendo il racconto dei docenti, sono letteralmente spariti dai radar, non ci sono. Sì, perché sono un bel numero, abbiamo visto, no, le statistiche italiane, insomma, quindi assolutamente. La proporzione sarà simile anche a Torino, ecco, alla fine. A Torino sì, ma poi vabbè, ovviamente ogni regione ha le sue caratteristiche e ogni luogo, ogni situazione singola è diversa, no? Quindi da questa osservazione l'idea è stata quella di raccogliere quelli che sono tutti i dispositivi, tablet, PC, laptop, smartphone, eccetera, che spesso sono inutilizzati, che lasciamo in un cassetto perché non sono più l'ultimo modello, perché non sono più particolarmente efficienti, per andare incontro a questo problema, quindi raccoglierli per poi donarli a queste famiglie, a questi bambini, a questi ragazzi. Quindi è partito questo progetto, è partito diciamo anche molto di recente ed è cresciuto con una velocità, almeno dal punto di vista della comunicazione, è cresciuto molto velocemente. Ed è bello perché parte dall'unione tra teste molto differenti, con provenienze molto differenti, perché ci sono degli informatici e dei tecnici come noi, ci sono persone che si occupano di formazione, persone che si occupano di cultura, di provenienze diverse, di associazioni diverse, che si sono messe insieme, parlano lo stesso linguaggio e si sono accorte di questa problematica e hanno deciso di unire le forze e stanno continuando ad arrivare altri contributi, altre persone. Ad esempio c'è un gruppo a Roma in questo momento che sta iniziando a replicare la stessa esperienza anche a Roma. L'idea, ma quindi, come fanno? Quindi si mettono in contatto con voi per capire come funziona, o comunque semplicemente è un'ispirazione? Quindi da un lato ci sono le segnalazioni di richieste, quindi le famiglie, i ragazzi che hanno bisogno fanno una segnalazione e noi chiediamo che questa segnalazione venga mediata da un docente, quindi contattano un docente o un referente di qualche associazione del territorio, perché non parliamo soltanto di scuole ma anche di altre situazioni di difficoltà che possono esserci sul territorio. Quindi contattano questo referente, questo docente, che raccoglie tutte le richieste, o contattano la scuola che raccoglie tutte le richieste e dal sito le caricano e ce le inviano. Dall'altro lato abbiamo i donatori,
che possono proporre inviandoci sempre attraverso il sito o attraverso WhatsApp la descrizione, una fotografia del dispositivo che vogliono donare. Se il dispositivo è adeguato, noi chiediamo che siano dispositivi funzionanti e sufficientemente recenti, quindi insomma, almeno del 2014 in avanti. Se il dispositivo è funzionante ed è adeguato, ci sarà poi un volontario che lo andrà a recuperare a casa del donatore, oppure ci saranno dei punti di raccolta, ne stiamo organizzando in questo periodo. Lo recupera, lo sanifica, in questo periodo è importante ancora di più, quindi certo. Viene disinfettato, vengono cancellati tutti i dati, il dispositivo viene resettato, se poi c'è bisogno viene anche reinstallato il sistema operativo e viene messo in funzione per poi poter essere collegato alla domanda, no? E quindi fornito poi a chi ne aveva fatto richiesta. Francesco, la devo fermare perché noi abbiamo lo spazio per la viabilità a questo punto. Ricordo, tutti connessi, giusto? Da lì si... tutticonnessi.it, c'è anche un crowdfunding di raccolta fondi, soprattutto per l'acquisto sia di dispositivi ma anche poi di connettività, quindi le SIM e quello che sono poi tutte le... Certo. Gli oggetti che servono anche a connettere le persone, perché oltre al dispositivo serve anche la parte di internet e di connettività. Certo, perfetto, buon lavoro allora, grazie molte. Mille. Francesco Rocchi, SIX, buona giornata. Si può fare.